Ciao a tutti e benvenuti su Digital Best. Orientarsi nell'acquisto di un aspirapolvere senza filo può risultare difficile per la grandissima quantità di modelli disponibili. Qui su Digital Best ho avuto modo di testare molti aspirapolvere di questo tipo e di farmi una cultura a riguardo. Così ho deciso di preparare delle guide all'acquisto che possano essere utili a coloro che sono alla ricerca di un aspirapolvere senza filo adatto alle loro esigenze. Nella fascia di prezzo fino a 200 euro ce ne sono davvero moltissimi, alcuni dei quali veri best buy. In questo video ne ho selezionati 8 sotto i 200 euro che si sono distinti per il loro rapporto qualità-prezzo. Come sempre vi ricordo che vi lascio tutti i link alle offerte proprio qui sotto nella descrizione del video. E se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il canale, lascia il tuo like. Iscriviti e attiva la campanella per non perderti le prossime novità. E ora buona visione con 8 migliori aspirapolvere senza filo da Amazon a meno di 200 euro. Il primo che vi propongo è il Roventa Air Force 360. Viene venduto in kit con altri utili accessori a un prezzo di circa 180 euro. La scopa elettrica è dotata di due ruote in plastica abbastanza grandi per poterla muovere avanti e indietro. Possiede una striscia LED luminosa per individuare lo sporco anche nelle zone buie e ha una spazzola rotante che si adatta a vari tipi di pavimento duro, tappeti e moquette. Nella confezione include anche una mini elettrospazzola, un'altra spazzola non elettrica utile per aspirare lo sporco sui divani, la bocchetta classica per le briciole e un'altra bocchetta allungabile e flessibile. Il suo motore elettrico con la tecnologia ciclonica Roventa Air Force assicura una buona potenza di aspirazione. Ci sono due velocità, la normale che si attiva semplicemente accendendo l'aspirapolvere e la massima potenza che attiviamo premendo il tasto Boost. Ha una batteria da 21,9 volt che si ricarica completamente in massimo 3 ore e che gli conferisce un'autonomia fino a 30 minuti alla potenza normale e fino a circa 12 minuti alla potenza massima. Grazie agli accessori forniti, questo aspirapolvere di Roventa è consigliato anche a chi ha animali in casa. Vi lascio il link all'offerta qui sotto in descrizione. Jashen è un'azienda cinese che si occupa di sviluppare prodotti per la pulizia, soprattutto aspirapolvere senza fili, nella fascia di prezzo media. Il modello che vi presento per questa lista è il V16, che ha riscosso un ottimo successo di vendite su Amazon, con un alto gradimento da parte degli utenti. Un prodotto molto interessante con un corredo accessori completo. Ci sono incluse due spazzole rotanti, una morbida per pavimenti duri e una con setole rigide per tappeti e moquette. Un particolare interessante è la possibilità di aumentare l'apertura anteriore della scopa elettrica in modo da poter aspirare sporco più grossolano all'occorrenza. Davanti alla scopa ci sono anche tre LED luminosi che si attivano in automatico nelle zone buie. Oltre a questo, in confezione troviamo un'altra mini scopa rotante, due bocchette e il supporto per parete. Ha una potenza di 350 watt per 22.000 PA di potenza di aspirazione, davvero notevole. Il motore elettrico è di tipo brushless e la batteria da 2200 mAh è removibile, ricaricabile e fornisce un massimo di 40 minuti di autonomia. Ha tre livelli di aspirazione tra cui scegliere. E nella parte posteriore un display a cristalli liquidi ci indica la batteria residua, la potenza di aspirazione e se è il caso di pulire il filtro. Possiede quattro livelli di filtrazione che garantiscono la cattura della polvere anche molto fine. Attualmente il prezzo è di 190 euro, ma si trova spesso con la possibilità di applicare un coupon sconto direttamente dalla pagina di vendita Amazon che trovate al link qui sotto in descrizione. Eccone anche uno di Xiaomi che non si è certo risparmiata in questo settore, dando vita in collaborazione anche con altri brand a molti aspirapolvere di vario tipo che hanno sempre ottenuto un ottimo successo di vendite. Grazie alle buone e ottime prestazioni offerte a fronte di prezzi contenuti. Il modello di Xiaomi che vi presento in questa guida attualmente è in offerta su Amazon a 170 euro circa. La scopa elettrica include una spazzola morbida rotante molto efficace sui pavimenti duri di vario tipo.
È molto semplice nel funzionamento e minimale nel suo design. Oltre alla scopa elettrica, come altri accessori, troviamo una mini spazzola rotante, una bocchetta con delle setole e un'altra bocchetta per le briciole. Il motore elettrico è senza spazzole, quindi brushless, e può arrivare fino a 100.000 giri al minuto, arrivando a produrre un'elevata potenza di aspirazione che non delude neanche i più esigenti. La mancanza di una spazzola rotante con setole rigide la rende poco adatta ad aspirare tappeti e moquette, mentre sui pavimenti duri dà il meglio di sé. Troviamo due velocità disponibili e il sistema di filtrazione ha ben 5 livelli, permettendo così di filtrare anche le polveri più sottili. La batteria è ricaricabile e può durare al massimo 30 minuti. Si tratta sicuramente di una buona scelta per chi cerca la semplicità con alte prestazioni, soprattutto sui pavimenti duri. Vi lascio il link per l'acquisto qui sotto in descrizione. Chi mi segue da un po' probabilmente sa che spesso e volentieri ho recensito sul canale gli aspirapolvere di Proscenic, che mi hanno sempre soddisfatto dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo e in generale offrono buone prestazioni. Il P8 Max è il terzo e attualmente l'ultimo aggiornamento della fortunata serie P8 degli aspirapolvere Proscenic. Il suo prezzo è di 149 €, ma al momento è presente un coupon che vi permette di pagarlo ancora meno. Lo trovate direttamente al link che vi lascio in descrizione. Nel corredo ci offre due spazzole rotanti, una per tappeti e un'altra per pavimenti duri, una bocchetta con spazzola e un'altra più stretta con spazzola retrattile. È presente anche un gancio in plastica per poter appenderlo alla parete. Il contenitore dello sporco ha una grande capacità di 1,2 litri, che ci permette di svuotarlo con meno frequenza rispetto a tantissimi altri aspirapolvere di questo tipo. Ci sono due velocità disponibili e il motore brushless permette di raggiungere una potenza massima di aspirazione di 20.000 PA. La batteria è da 2200 mAh, in grado di fornire un'autonomia fino a un massimo di 35 minuti. Si svuota e si smonta facilmente per permettere la pulizia dei filtri. Per chi desidera restare sotto i 150-130 € ma vuole comunque un prodotto con buone prestazioni di pulizia. Ed ecco un altro aspirapolvere della Proscenic, il modello P10, che attualmente è tra i top di gamma di questa azienda e tra i migliori aspirapolvere senza filo del 2020 nella sua fascia di prezzo. Costa 199 € e per eventuali coupon disponibili vi rimando sempre al link che vi lascio qui sotto in descrizione. Mi è piaciuto molto il suo design, il corpo principale ricorda i fucili laser di alcuni film di fantascienza. Ha un display touch nella parte posteriore dal quale possiamo scegliere la potenza tra 4 livelli disponibili. E sempre da questo display ci viene anche indicata la carica residua della batteria. Quest'ultima è removibile e consente di arrivare a un massimo di 40 minuti di utilizzo. La scopa elettrica possiede due grandi ruote gommate e include una spazzola che alterna setole morbide a setole rigide, studiata appositamente per adattarsi a pavimenti duri di vario tipo, ma anche tappeti e moquette. Togliendo la spazzola rotante si nota questa fila di dentini appuntiti, che hanno lo scopo di districare peli e capelli aspirati, in modo da non farli restare incastrati attorno alla spazzola. Il motore è brushless e può arrivare fino a 110.000 giri al minuto, davvero molto potente. E ho sperimentato personalmente la sua potenza, che alla massima velocità è in grado di aspirare sporco anche grossolano. Buono il sistema di filtrazione, che include anche un filtro EPA e uno in acciaio inossidabile. Gli altri accessori forniti sono due bocchette, di cui una con setole, poi abbiamo anche la mini spazzola rotante e il supporto a parete. Davvero un ottimo aspirapolvere che personalmente vi consiglio. La Tineco è un'azienda che da decenni si occupa di aspirapolvere e altri dispositivi per la cura dei pavimenti. Poco tempo fa ho avuto modo di provare un loro top di gamma, il modello A11 Master, che non solo mi ha convinto ma mi ha anche stupito per tutto ciò che offre. Direi che può fare concorrenza anche al top di gamma di Dyson. L'A11 Master però costa 380 € circa e quindi non rientra in questa lista. Ma se ve la sentite di spendere un po' di più per un prodotto super accessoriato e con alte prestazioni, allora ve lo consiglio.
Potete vedere anche la recensione cliccando sulla scheda informativa in questo video. Invece il Tineco A10 Hero costa 199 euro e anche lui promette prestazioni elevate con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Nei Tineco ho trovato un sistema di filtrazione molto efficace che imita un po' quello del top di gamma Dyson. In questo A10 Hero troviamo un primo filtro con microfori, al cui interno c'è un altro filtro removibile in spugna di forma cilindrica. Questo filtro si può pulire utilizzando lo stesso aspirapolvere attraverso un accessorio compreso in confezione. Alla fine, nella parte posteriore, c'è anche un filtro HEPA lavabile e sostituibile in grado di trattenere le particelle fini, tra cui anche pollini e allergeni vari. Nella confezione, oltre all'accessorio per pulire il filtro in spugna di cui vi ho già parlato, troviamo la mini spazzola rotante, la bocchetta per le briciole, una con le setole, un filtro in spugna di scorta, il supporto a parete e la scopa elettrica principale provvista di due grandi ruote gommate, luci a LED frontali e con una spazzola rotante ottima per tappeti e moquette, ma che si adatta molto bene anche ai pavimenti duri. Ha due velocità disponibili e grazie al suo motore digitale da 350 W che produce una potenza di aspirazione fino a 105 W, promette prestazioni di pulizia senza compromessi. La batteria è removibile e garantisce 25 minuti di autonomia alla velocità normale e 10 minuti alla velocità massima. Risulta essere anche leggera e abbastanza silenziosa. Mi raccomando, vi lascio il link all'offerta qui sotto in descrizione. Ed ecco ora un best seller della Hoover, il modello H-Free 100 nella configurazione Home and Pets, studiata anche per coloro che hanno animali in casa. È tra i più economici di questa lista, attualmente costa solo 120 euro circa. La scopa elettrica principale include delle luci a LED e la spazzola rotante per tappeti e pavimenti duri. Nel corredo c'è anche la mini scopa elettrica e altri due accessori contenuti direttamente nel corpo principale. Una bocca con setole retrattile e la bocchetta per le briciole. Molto comodo questo sistema per avere sempre gli accessori a portata di mano. Possiede solo una velocità, la batteria è da 22 V e fornisce un'autonomia fino a un massimo di 40 minuti. L'ultimo aspirapolvere senza fili di questa lista è il Severin HV7160 in versione turbo. Partito da un prezzo di 200 euro, attualmente costa 130 euro circa. La scopa elettrica include una spazzola motorizzata con setole di diversa durezza e ha le luci a LED nella parte frontale. Possiede un filtro HEPA lavabile che permette di trattenere le polveri sottili. Negli accessori troviamo una particolare bocchetta con setole corte vellutate, studiata per pulire cuscini, materassi, divani e mobili imbottiti. Poi c'è anche una bocchetta con spazzolina e l'immancabile bocchetta per le briciole. Anche qui, come nell'Hoover, troviamo solo una velocità disponibile. La batteria da 22,5 V è sostituibile e consente un'autonomia fino a 30 minuti. Mi raccomando, vi ricordo che vi lascio tutti i link alle offerte per questi fantastici aspirapolvere senza filo proprio qui sotto nella descrizione del video. Bene, eccoci arrivati alla fine. Spero che abbiate gradito e se è così vi invito a lasciare un like, a condividere questo video e naturalmente ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando però, attivando anche la campanella per non perdervi le prossime novità. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao!